Ciao a tutti, bentornati su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Tiny Top, un gioco in uscita il 30 di agosto e dato che lo sto portando prima della sua uscita ufficiale non so dirvi il prezzo. Che cos'è? È la costruzione di una città giocattolo, nel senso che andremo a combinare vari pezzi per creare vari palazzi. Lo stiamo giocando, vedete, in inglese, non c'è l'italiano. Poi non so se al rilascio ci sarà, però non credo che per un gioco di questo tipo sia necessario, fondamentale, avere l'italiano. Comunque, congratulazioni, sei stato eletto sindaco di Tiny Topia, la cittadina più piccola al mondo. Presto inizierai la tua carriera di costruttore di città. Svilupperai città in location strane, ricreando il famoso mondo reale in miniatura, mettendo Tiny Topia sulla mappa. Inizia il tuo viaggio nel tutorial. Vabbè, gioca normalmente. Iniziamo, dai, che se è una sorta di, non dico puzzle game, insomma, però ci sono le varie città da fare, dal tutorial alle varie sfide che ci sono, perché in pratica si sfida anche a Balance City, quindi si arriverà fino a Nuclear Forest e così via. Iniziamo dal tutorial, così lo impariamo a giocare ensemble. Qua abbiamo la modalità sandbox, dove possiamo fare quello che vogliamo, il tutorial, via. Benvenuto, sindaco, in Tiny Topia. Presto cominciare a costruire la città, assicurati di che tu possa... Ok. Inizia guardandoti intorno con VASD, tenendo premuto... Ok, perfetto, non si è ruota la visuale. QED, sì, si è ruota la visuale, pardon. Sì, va bene. Con il tab possiamo visualizzare dall'alto. Va bene, va bene, va bene. Le strade sono una parte vitale di ogni città. Tutte le strade hanno bisogno di essere connesse a un'autostrada per operare come nella vita reale. Va bene, andiamo e costruiamo la strada. Prima cosa, seleziona una strada, quella evidenziata, e collegala all'autostrada. Quindi colleghiamo. Perfetto. Anche con gli edifici connessi all'autostrada non hanno accesso all'elettricità. Dobbiamo probabilmente sistemarlo. Edifici senza accesso all'elettricità hanno l'icona senza elettricità, insomma. Quindi andiamo nella modalità costruzione di energia e mettiamo un impianto a carbone che piazziamo subito fuori dalla Big City. Ok. I tuoi cittadini ora hanno accesso all'elettricità. Va bene. L'icona è stata sostituita dall'ugualmente brutta icona no lavori. Abbiamo del lavoro da fare. Quindi tu sei il sindaco, puoi sistemare questo, costruisci nella casella evidenziata un negozio che darà del lavoro. Lo piazziamo qua in mezzo. Ok, abbiamo scoperto un blueprint nuovo. Ora la tua città ha le basi per iniziare ad attrarre nuovi residenti. Sistema alcune case. La particolarità di questo gioco è che, vedete, possiamo piazzare le case una sopra l'altra. Vedete, in questo caso possiamo metterle così, e se le piazziamo male cadono, e poi alla fine metterci il tetto, e alla fine la città dovrebbe cambiare. Infatti vedete che abbiamo costruito questa casa, che però è fatta veramente male. Beh, vediamo, magari è attiva, non lo so, vediamo. Piazziamoci una scuola che dà del lavoro. E poi continuiamo a piazzare delle case, un po' così a caso, in modo da dare edifici ai residenti, come il tutorial ci sta chiedendo. In realtà dovremmo fare una cosa così, quindi piazziamo questa, ne piazziamo un'altra sopra, e poi piazziamo il tetto e diventa quel palazzo lì, non quell'obbrobrio che abbiamo creato prima. Va bene, abbiamo cittadini 105, stanno aumentando, qui abbiamo i soldi, qui abbiamo la felicità. Ora seleziona... Ok. Sì, vabbè, dobbiamo creare una metropoli. Quando pensi di aver imparato la lezione su come ruotare gli edifici... Ah, ok, dobbiamo premere R perché non devono essere, diciamo, comunicanti con la strada, però vabbè, questo credo che non sia fondamentale, dato che quelle case non mi segnano nessuno.
seleziona. Ok, qua mi sta insegnando quello che io già sapevo, quindi piazzo l'apartment. Se vuoi saperne di più, ok. Questo è un tier 1, questo è un tier 2, ok. Cliccando sull'edificio si apre l'informazione, quindi il numero di popolazione. Il pannello mostra anche la popolazione che vive nell'edificio e quanti soldi è tassato l'edificio, di quanti soldi è tassato l'edificio. I servizi ha più tasse, più servizi ha ok, il contrario sarebbe, cioè più servizi ha più tasse si pagano. Le condizioni, il metro delle condizioni collassa, ok. La condizione, ok. Evitalo, è un suo consiglio. La prossima area è la qualità, che è basata sulle prossimità, diciamo, dell'edificio e la produzione di inquinamento. Quindi costruirla vicino, probabilmente alla centrale a carbone, non sarà propriamente il massimo. Ok, più alto è il rischio fire chance, che è questo, più alto è questo valore, più alto è possibile che si incendi l'edificio. La felicità è determinata dall'accesso ai servizi e la qualità dell'aria circostante. Fidati di me, se vuoi evitare proteste, dovresti tenere le persone felici. Quando hai fatto, chiudi il pannello e andiamo avanti. Sai che cosa è terribile per i tuoi edifici? Il fuoco. Devi proteggerli dalla distruzione del fuoco. Seleziona OK, l'emergency e poi piazziamo una fire station che piazziamo qui con l'accesso direttamente in strada. 1500, ok. Ok, c'è già un incendio, però tecnicamente dovrebbe uscire. Devo premere qui, fire truck, e lo mando qui. Ok. Ah, qua c'è la risposta, quindi dobbiamo rispondere noi direttamente. Ok. Gran lavoro. Va bene, qua demolish. Devo selezionare la zona evidenziata. Clicco on a building to demolish it. Immagina che abbia insultato il tuo gatto o qualcosa. Eliminiamo questo. Ora, per completare questo livello, bisogna costruire un edificio speciale. Gli edifici speciali sono costruiti da molte parti singole. Per iniziare, seleziona OK, Special Building. Puoi selezionare la casa del sindaco, che è vuoto così. Piazzala da qualche parte, perfetto. Interessante questa cosa. Per costruire la seconda parte hai bisogno di raggiungere l'obiettivo della popolazione che è messo vicino alla tua popolazione. Vediamo. Budget report? No. Non so quale sia l'obiettivo. Vabbè, devo selezionare la seconda parte che è la casa in sé. Quindi la piazziamo, la votiamo da questa parte, la piazziamo lì e abbiamo la casa del sindaco. Congratulazioni, hai completato il primo passo per diventare un rinomato city planner. Ok, bene. Next level, andiamo al prossimo. Che è figo però come gioco. Fledging. Ok, completa l'edificio speciale, raggiungi il tier 3 store e raggiungi 1000 cittadini col 50% di felicità. Ci proviamo. È davvero interessante perché non è un city skyline, ma tiene conto di alcune variabili interessanti e soprattutto mi molli un attimo, mi fai lavorare da solo? Sì, non mi sfracassare. Devo, sì, fare due. Sì, va bene, ho capito. Tier 1 store, devo fare il tier 2 store. Quindi praticamente prendo un negozio, glielo piazzo sopra e mi divento. No, è diventato tier 2 store. Infatti dovrebbe essere un tier 2 store. Vediamo se cliccandoci con il destro. Sì, tier 2 store, ok. Posso usare questa visuale per capire. Ok, sì, ho capito. Mollami! Ok. Mi sta dicendo come far diventare un tier 3 questo edificio.
Ah, per farlo diventare di tier 3 devo piazzare un altro tier 2 store piazzandolo davanti o dietro. Boh, proviamo. Vediamo se funziona. Davanti o dietro? By placing to front to back. Ah no, davanti e dietro. No, direi che il dietro non va molto bene. Vediamo se mi va bene qui. Vediamo se non ho capito male. No, ho capito malissimo. Niente, lo demolirò allora. Uno e due. Cerchiamo di capire come si fa sto tier 2. Uno. Uno. Ma no, vabbè, ascoltate, mandiamo il camion dei pompieri qui. Oddio, non ho la caserma dei pompieri, che la piazziamo subito. Ok, e poi emergenza, vai. L'ho costruita la fire station, ok. Mi devi mollare, tu skip, lasciami in pace. E che cacchio, fammi lavorare per conto mio, scusa. Allora. Devo costruire un altro edificio, quindi uno. E facciamo un altro tier 2. E continuo a sbagliare la costruzione, mannaggia. Facciamola davanti, allora. Ok, ho fatto un altro tier 2. Però non capisco come faccio a fargli fare un tier 3. Piazzarglielo sulla testa. Vediamo se riesco. Stiamo un po' sperimentando, sì. No. Sì, è diventato un tier 3, perfetto, ho capito come fare un gol secondario. Va bene, adesso voglio piazzare delle case perché è importante che abbiano tutti. Voglio provare a piazzare qua vicino a vedere se la qualità della vita è veramente bassa, come dicono qua ci sono degli apartments, quindi vuotiamo, facciamo apartments che non sono le classiche case, mettiamo due apartments uno sopra l'altro. Vediamo se mi diventa una casa seria. Così. Vediamo se diventa il grattacielo. Sì. Questo tiene 30 persone. Ottimo. Devo arrivare a 1000, quindi devo fare un po' di case. Andiamo a fare un po' di lavoro, a creare un po' di lavoro. Quindi mettiamo la scuola, che riguarda tutto questa zona qui, che dà un po' di lavoro alla gente. E poi dobbiamo piazzarci un po' di case, perché facciamo un complesso di condomini qui. Vediamo, magari non è neanche importante mettere la direzione giusta, dovrebbe andare per conto suo. Perfetto, facciamo i casermoni popolari. Ok. Poi piazziamo anche un ospedale che potrebbe dare del lavoro pure lui. Piazziamo qui così possiamo mandare le ambulanze in caso di bisogno. Farm. Boh, proviamo a piazzare un fienile. C'è la water tower. Piazziamo qui, facciamo la zona agricola. Spiace, è caduto. Mettiamo qua. Ok. E poi continuiamo. Ok, nuovo edificio speciale. Major Mansion. È proprio benestante il nostro sindaco. Ma dobbiamo collegare questa zona qui, che è un tier 4, una casa tier 4 addirittura. Ok, dobbiamo pensare del lavoro anche qua, quindi ci piazziamo magari un negozietto, uno store qui, così diamo lavoro anche a questa zona. Facciamo un negozio tier 2, vediamo se riusciamo a farlo stare in piedi. Dimmi, dimmi di sì, no. No! Ok, merda, sta andando a fuoco. Questo manca di energia. Non è controllato da. Vabbè, niente, quindi piazziamo un'altra centrale. Ma strano. Ah, è fuori, sì, è vero. Dobbiamo piazzare un'altra centrale qua. Voglio vedere lo stato di questa povera casa. Perché
Condizioni 100, qualità aria 30, e invece qua dovrebbe stare un po' meglio, 80, sì, infatti lì si avvicina alla centrale, quindi è molto scomodo. Sono tutti felici. C'è lì un malato, quindi mandiamo un'ambulanza, ho fatto l'ospedale, e mandiamo un'ambulanza anche qua. Se lo portano via. Ok, qua addirittura si possono creare meteore, tornado, un po' come si faceva in... in SimCity, nei primi SimCity, dove si poteva creare qualche terremoto. Oddio. Eh sì, perché alla fine è un po' come se stessimo giocando, infatti vedete che ci sono i cubetti, quindi si va a creare un po' il nostro mondo di gioco. Allora, vediamo un po'. Si è distrutto. Allora, fuoco e ambulanza. E poi ricostruiamo le case. Anzi, però direi che facciamo un bel casermone qua, perché ci serve tenere più gente. Ok, 3 persone, 30 persone. Va bene, dai. Abbiamo gli edifici speciali, a cui appunto abbiamo detto la casa del sindaco, che volevo piazzarla qui. E poi possiamo piazzare vari tipi di... Ok, la casa del sindaco, quella mega galattica, tipo Principe di Bel-Air. Edificio fatto, dobbiamo arrivare al 50% però di soddisfazione della città, quindi bisogna creare case, tante case. E soprattutto lavoro, tanto lavoro. Quindi piazziamoci case anche da questa. No, store. Oddio, che è successo? Dobbiamo mandarne un paio. Credo ci costino anche parecchio, Spegnimento degli incendi in questa zona qui. Comunque... è un po' come se stessimo giocando da bambini. È la costruzione della città dove poi si simulavano i peggiori disastri. Carina come cosa. L'idea è molto bella. Ok, poi 1, 2 e 3. Abbiamo anche la piscina, cioè abbiamo proprio il sindaco noi. Oddio, sta ancora bruciando qua. La felicità sta scendendo, abbiamo bisogno di ambulanze qui. E poi avrei bisogno anche di fare un po' di strade, perché ci sono... Ecco, infatti, credo, e questo l'ho visto nei tutorial su Steam, è possibile costruire delle impalcature per poter costruire degli edifici un po' particolari. Quindi, ad esempio, se io adesso piazzo una casa qui, credo me la possa unire e fare un edificio particolare. No, non funziona così. Però in sintesi si possono fare delle cose veramente stranissime come costruzione. Manda pompieri qui. Mamma mia, mi viene giù tutto qui. Vediamo se c'è qualche altro edificio. Police station. Sì, perché magari c'è qualche... Recreation. Dobbiamo fare... skate park. Skate park per gli abitanti di questa zona. E quindi facciamo un altro palazzo, che qua mi sa che è venuto giù. Ok, e poi facciamo una strada. Con altre case. Quindi continuiamo a piazzare il quartiere proprio residenziale in questa zona qui. Vediamo se lo metto attaccato, se succede qualcosa. Proprio attaccato, vediamo. Pericolosissimo. Beh dai, abbiamo una buona... Qua si vede le tasse. Qua ci sono i bambini che giocano, le auto che vanno.
possiamo espanderci ancora parecchio. Felicità sta salendo. Vediamo se abbiamo pannelli solari. Possiamo piazzare pannelli solari che alimentano singole zone, magari un pochino più fuori mano, un pochino più lontane dalla città. E piazziamoci delle case ancora, le mettiamo qua. Questa gli manca la strada, quindi gliela piazziamo subito. Qua abbiamo la rampa per poter scalare. Qua manca lavoro, manca tanto lavoro, quindi ci piazziamo dei negozi. Qui al momento abbiamo solo questo, quindi non c'è modo di... 1, 2. Perfetto. Ci piazziamo un altro negozio bello grande e poi su questa zona qui costruiamo una zona di residenziale. Fantastico. Facciamo 1, 2 e poi chiudiamo gli edifici così. Un po' come la costruzione degli alberghi nel Monopoli. E poi ci piazziamo delle casette singole, in modo che questa deve essere una zona un pochino più tranquilla. Così, manca del lavoro, quindi ancora negozi. Manca tanto lavoro qua. Vediamo se riusciamo a mettere questo. Ok. No. Ho fatto proprio a schifo. Demolisci questo e piazza un altro negozio qui. E poi ci piazziamo magari anche una scuola in questa zona qui, così con accesso in diagonale. No, oh, sta dando fastidio agli edifici. No, però dai, sembra a posto. Major Mansion, possiamo piazzarne una sopra l'altra? New special building available. Che cosa possiamo costruire? La nuova casa del sindaco che gli possiamo piazzare sopra. Ah, è diventata una mega casa adesso. Forse l'impianto di carbone qua davanti non è stato proprio il massimo, però vabbè. Non so adesso quali sono gli obiettivi che dobbiamo... Possiamo prendere un prestito o ripagare un prestito? Però qua si continua a costruire come se non ci fosse un domani. Allora ragazzi, è senz'altro un gioco interessante che magari necessiterà di qualche approfondimento. Comunque vi faccio vedere come ultima cosa tutte le blueprint che potete sbloccare. Quindi tutte le combinazioni che ci sono nei vari edifici speciali. Si possono costruire anche gli edifici famosi, i grattacieli. Il gioco sembra veramente intrigante, intrigantissimo, guardando anche quanti appartamenti si possono fare. È davvero originale come meccanica, non mi è dispiaciuto come titolo, quindi Tinytopia è, diciamo, promosso. Non so ancora dirvi il prezzo, quindi vedremo un attimino come si posizionerà sul mercato di Steam. Per intanto fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questo titolo. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.